Oh, ciao e benvenuti qui sul mio canale. Oggi torna la rubrica dedicata agli auricolari True Wireless, una rubrica che mi piace un sacco perché io amo questo tipo di auricolari. Spero piaccia tanto anche a voi e se volete supportare questa serie di video, mi raccomando, ricordatevi di lasciare subito un bel like qui sotto. Allora, oggi vi parlo delle Tautronics Sound Liberty 53. Chissà poi cosa. Per cosa starà sto 53? Mamma mia, mi piacerebbe tanto saperlo. Fatto sta che questi sono un paio di auricolari True Wireless tra i più venduti su Amazon, probabilmente anche grazie al loro prezzo molto molto aggressivo, ma come vedremo non solo per quello. La confezione contiene, oltre al cavo di ricarica micro USB e ai tappini di ricarica, ovviamente anche il cofanetto. Io in questi giorni naturalmente le ho utilizzate per potervene parlare compiutamente, no? Perché non è che si può fare una prova in 10 minuti di utilizzo. Allora, questo è il cofanetto, come vedete ha una forma ovale, non è particolarmente piccolo, ma non è nemmeno così grande, è piuttosto leggero, policarbonato nero, opaco, non trattiene le impronte ed è anche abbastanza resistente ai graffi. Qui sul davanti ci sono 4 LED che segnalano la ricarica residua del cofanetto quando si vanno a riporre gli auricolari. Sulla carta lui offre 40 ore totali, quindi considerato che una ricarica singola è di 5 ore, beh, in teoria dovrebbero essere 8 ricariche complete. Secondo me, nonostante non sia riuscito a scaricarle del tutto, non ci siamo assolutamente. Secondo me si fanno circa 5-6 ricariche, quindi all'incirca un 20-25 ore. Poi dipende molto dal volume al quale andrete ad utilizzarle, questo è chiaro. Per la ricarica, come dicevo, c'è una porta micro USB. La particolarità però di questi auricolari è quelli di essere un po' simili alle AirPods per quello che riguarda il concetto di realizzazione, con questa stanghetta che, come vedete, scende giù lungo l'orecchio e quando le si indossano, insomma, si vedono, anche se devo dire che esteticamente non mi dispiacciono per niente. A differenza delle AirPods, però, sono in-ear e, come vi dicevo, ci sono vari gommini in dotazione, il che permette di trovare comunque la configurazione adatta. Certo, se non vi trovate con le in-ear, questo è un fattore da tenere ovviamente in considerazione. Nonostante la stanghetta, sono grandi sì, ma sono molto molto leggere e all'interno dell'orecchio, come potete vedere, non sporgono più di tanto. Nonostante, devo dire, possano sembrare un po' leggerine e col rischio che possano cadere, io beh, le ho utilizzate anche in bicicletta e non ho avuto alcun problema. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza salde. Certo, non le trovo particolarmente adatte secondo me per l'attività sportiva, se fate esercizi particolari o corsa abbastanza dinamica, beh, forse questo non è il paio di auricolari che fa per voi. Sono dotate di Bluetooth 5.0 e vi dico che a differenza di molte cuffie economiche, queste possono essere utilizzate in coppia, naturalmente per ascoltare la musica, ma anche singolarmente se volete utilizzarlo come auricolari per le chiamate, magari automobile. Ecco, qui veniamo subito al discorso chiamate. Allora, io le ho provate in bicicletta in mezzo al traffico e sentivo bene il mio interlocutore, però chi era dall'altra parte mi diceva che effettivamente sentiva un po' di disturbo, probabilmente il vento perché ero in bici e un po' anche il traffico, ma chiaramente non sono al livello delle AirPods, questo è chiaro, sebbene siano superiori rispetto ad altri auricolari economici che ho provato in questo periodo. Il fatto poi che il microfono sia qui alla fine della stanghettina e quindi idealmente più vicino alla bocca rispetto ai normali auricolari True Wireless fa in modo probabilmente che la qualità sia leggermente superiore. Qua lo vedete, ci sono i due magneti per metterli in ricarica. Metterli e riporli all'interno del cofanetto, nonostante le dimensioni, è super super comodo. Guardate qui, zero problemi, vanno sempre in ricarica. Quando sono in ricarica, come potete vedere, si accende il LED qui su ognuno degli auricolari. Stesso LED che rimane acceso anche quando gli auricolari sono all'orecchio e in funzione. Il primo accoppiamento è stato semplice, è bastato accoppiarle ed erano entrambi gli auricolari perfettamente connessi al mio telefono. Sul mio iPhone vedete Tautronics Sound Liberty, io le ho già connesse naturalmente. Adesso tirandole fuori dovrebbero accoppiarsi immediatamente al telefono.
E infatti, come avete visto, in pochissimi secondi la connessione è avvenuta e il mio iPhone passa immediatamente in modalità cuffie o auricolari. Ultimamente sto utilizzando Tidal per provare degli auricolari ad alte prestazioni, perché con Tidal è possibile ascoltare dei file in qualità hi-fi o addirittura master quando disponibile, e cambia parecchio, soprattutto con gli auricolari di un certo livello. Con questi è abbastanza indifferente, devo dire. Ora ho messo il player musicale più che altro per parlarvi delle funzioni smart delle Tautronics, perché loro hanno i comandi touch che permettono, udite udite, di regolare anche il volume sia in su che in giù, ovviamente, oltre che di poter controllare le tracce musicali e naturalmente anche le chiamate. Ora vi farò vedere come con due tocchi si fa partire il brano e con due tocchi si mette in pausa. Con tre tocchi dell'auricolare destro si manda avanti il brano successivo, con tre tocchi dell'auricolare sinistro si torna indietro. Sempre con i tocchi è possibile regolare il volume. Un tocco sull'auricolare destro e il volume sale, e un tocco sull'auricolare sinistro e il volume scende. È una cosa molto molto comoda, no? Perché si può regolare il volume senza dover fare affidamento allo smartphone o, quando lo si ha in tasca, all'assistente vocale. Sì, perché tenendo premuto sempre su uno dei due auricolari partirà l'assistente vocale di turno. Nel mio caso, come avete visto, Siri, ma ovviamente compatibile anche col Google Assistant. Detto che hanno queste interessantissime funzioni touch che le rendono superiori rispetto alla media di questo tipo di auricolari, e devo anche dirvi che ovviamente non hanno alcun tipo di sensore, quindi quando le andrete a togliere dalle orecchie e finché non le andrete a mettere nel cofanetto, la musica continuerà a suonare. Come vedete, in questo momento il player musicale sta suonando la musica. Quando io le andrò a riporre nel cofanetto, lo stesso player andrà a mettere in pausa il brano. Ecco, qui devo fare un appunto, perché è vero, si possono utilizzare singolarmente, ma l'auricolare master è sempre quello sinistra. Dal punto di vista della qualità sonora, che poi alla fine è una delle componenti più importanti, no, di questo tipo di prodotti, devo dirvi che le Tautronics suonano bene, bene, suonano molto bene in relazione al prezzo. Dobbiamo sempre tenere a mente questo parametro. Parliamo di un paio di auricolari che oscillano intorno ai 30-35 euro, quindi è un prezzo molto basso, considerata anche la tecnologia che c'è a bordo. E quindi sì, è possibile ascoltare musica in maniera molto gradevole, suonano abbastanza bene, gli alti e i medi sono ben definiti, si sentono bene. Secondo me però peccano molto sui bassi, e nonostante siano in-ear, beh, devo dire che i bassi non sono così forti come me li sarei aspettati o come mi sarei auspicato. Certo, fossero stati anche dei bassi poderosi, sarebbero state delle cuffie super top a questo prezzo, e invece qualcosina bisogna sempre rinunciare in favore appunto di una cifra economica al quale portarsele a casa. Detto questo, si ascolta benissimo qualsiasi tipo di musica. Io, come vi ho detto, ho utilizzato anche tracce in alta definizione, non si sente la differenza, però sicuramente le consiglio per l'ascolto musicale. Le consiglio però anche se pensate di utilizzarla per guardare dei filmati, perché grazie al Bluetooth 5.0 la sincronizzazione della voce con il video è perfetta. Ma adesso facciamo subito una prova. Ascoltare attivamente e comprendere la psicologia del sequestratore, dimostrare che si prova empatia e che si comprendono i suoi sentimenti. Ecco, come avete avuto modo di sentire, anche la sincronizzazione audio-video è perfetta, quindi se volete utilizzarli per guardare le vostre serie TV preferite, come faccio io con l'iPhone o il mio iPad, beh, loro vanno più che bene, quindi zero problemi da questo punto di vista. Detto questo, beh, che dire, io sicuramente le consiglierei, sono tra le più vendute su Amazon, ha ragione, perché sono un ottimo paio di auricolari, hanno un design leggermente diverso da quello che ormai siamo abituati a vedere, sono fatte bene, funzionano bene, hanno il controllo del volume, in chiamata sono più che decenti, direi, così come le prestazioni audio quando si ascolta la musica o si guarda un film sono anche in questo caso più che buone e sicuramente commisurate al prezzo al quale vengono vendute.
Quindi sì, secondo me queste Tautronix Sound Liberty 53 sono promosse, sono sicuramente una valida alternativa, visto il prezzo e vista la bontà del prodotto. Ovviamente vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete vedere il prezzo o altri dettagli, o se volete acquistarle, mentre se volete farmi domande o dirmi la vostra su questo paio di auricolari, ovviamente mi trovate sempre qui sotto nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così non perderete il prossimo paio di auricolari True Wireless che arriveranno su questa rubrica, ma anche tutti gli altri video che arriveranno in questo periodo. Grazie da Manolo Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.